Allora, circa 4 anni fa nasce, funziona tutto, è sempre un bell'eufemismo, non funziona, circa 4 anni fa nasce, no va benissimo, nasce tra Travel Appeal, nasce in un posto un po' lontano da qua, siamo nati in Veneto, in H-Farm, sapete cos'è H-Farm? È un incubatore che esiste da 10 anni tra Venezia e Treviso, dove sono nate nel corso del tempo, in questi 12 anni, tante start-up, ci lavorano circa 600 persone. È un posto abbastanza simile a questo come spirito e anche come mood quando ci andate. Siamo nati là, anche se il team è praticamente tutto a Firenze, perché c'era la volontà di fare un bel progetto legato al mondo del turismo. In modo particolare, ed è l'unica cosa che vi dico, perché è funzionale a quello che vi devo dire dopo, in modo particolare abbiamo iniziato raccogliendo tutti i dati delle destinazioni, dati su hotel, ristoranti, beni culturali, musei, mezzi di trasporto, prezzi, eventi, meteo, tutti i dati che in qualche modo possono e potevano e possono influenzare le decisioni di acquisto dei viaggiatori. Cioè, analizzando questi dati, siamo in grado di capire quali sono i pattern di marketing e anche fornire indicazioni a tutti coloro che hanno bisogno di indicazioni sulla destinazione, ovviamente. È bellissima questa cosa. Ecco. Non, se va così facciamo un tentativo differente. Vediamo se riesco a farlo da qui. Non c'è verso. Me lo fai tu? Allora, Nico, rimani solo. No, aspetta. Rimani solo lì, se ho bisogno ti dico io di andare avanti. Provate a immaginare tutto quello che è cambiato negli ultimi 10 anni. Ho provato a fare un piccolo parallelo di questi ultimi 10 anni e di come hanno impattato in alcuni settori i riflessi che questi 10 anni hanno avuto sul marketing. Poco più di 10 anni fa veniva presentato il primo iPhone, inventando improvvisamente un intero settore industriale che prima non esisteva. Provate, voi siete tutti abbastanza grandi, quindi vi ricordate il mondo prima degli smartphone e dopo gli smartphone. Ci sono delle abitudini ormai consolidate oggi che prima non c'erano. Dopo 10 anni l'aggiornamento dell'iPhone di Apple non è un aggiornamento solo di design, e anche questo sarebbe tantissimo, ma è un aggiornamento così importante che è il primo. Mando io, che è il primo. Se no, che è il primo cellulare al mondo con un chip che ha integrato delle funzioni di machine learning, cioè di intelligenza artificiale, che è uno degli argomenti delle quali vi volevo parlare più tardi. 10 anni fa avevo in macchina una cosa del genere, quanti di voi ce l'avevano? L'avevo pagato 600 € questo, e ogni volta che viaggiavo, 600 €, e ogni volta che viaggiavo usavo delle guide e ancora devo dire, ogni tanto le compro le guide, e non è un settore che è calato così tanto perché ha un hook particolare in determinate persone. Ma oggi tutto il mondo del turismo, sapete qual è l'app più usata in assoluto mentre si viaggia? Ovviamente, cioè Google Maps, perché costituisce un hub. Costituisce un hub di informazioni. Facciamo una cosa, io parlo da là, ok? Non si può fare così, parlo da qua. Devo mandare avanti il computer e non si può fare, non funziona. Perché costituisce un hub di informazioni dove potete trovare tutto quello che vi è necessario dagli orari dei negozi ai musei, ci potete salvare i vostri ristoranti preferiti, i vostri hotel preferiti. È ovvio che questo tipo di hub, pensate, se voi dovete aprire una startup domani in questo spazio, è difficilissimo riuscire ad erodere margini e spazi di mercato a un colosso come Google. 10 anni fa lo smartphone era appena nato, oggi la penetrazione degli smartphone è l'81% nel mondo occidentale. 81%, che è un numero impressionante, vi dicevo 10 anni fa era il 6%.
Ci sono ovviamente delle controindicazioni in questa saturazione nei comportamenti che vengono indotti negli utilizzatori. Tipo, interagiamo con i nostri dispositivi 2617 volte al giorno, che sembra tantissimo, in realtà probabilmente se ci pensate forse qualcuno di voi ci interagisce di più, cioè io sicuramente di più, perché sono 2617 volte, sono 2,5 volte al minuto. Ora, 2,5 volte al minuto non è così tanto. Provate a pensarci, probabilmente in un minuto prendete il cellulare in mano più di 2,5 volte. Passiamo il 70% del tempo da svegli, 70% del tempo da svegli guardando media attraverso i dispositivi mobili. Questo ha dei riflessi sul marketing che potete immaginare in qualsiasi settore, perché è talmente ubiquo, talmente liquido la possibilità di fruire media, parlo da qua perché non si può fare, perché è talmente ubiquo, talmente liquida la possibilità di fruire media che mi moltiplica in maniera esponenziale le potenzialità e diventerà sempre di più, non attraverso questa cosa qua, ma ad esempio Facebook ha fatto recentemente un accordo con Oculus, Facebook, Oculus è di Facebook, Facebook e Oculus hanno fatto un accordo con Luxottica per integrare un layer di realtà aumentata nei Ray-Ban. Provate ad immaginare cosa vuol dire quando la tecnologia diventa così potente da sparire, da essere trasparente. A quel punto quel 70% ovviamente aumenterà. 10 anni fa al primo posto tra le cose da fare con uno smartphone c'era telefonare. Chi mi prova a indovinare a che posizione è oggi? Tipo? Quinta? Ultima. Qual è l'effetto collaterale? L'effetto collaterale è che la nostra soglia di attenzione è passata da 12 secondi nel 2000 a 8 secondi nel 2016. Considerate che il pesce rosso medio ha un tasso di attenzione di 9 secondi. In più ci sono altre cose che voi che vi occupate di marketing dovete sapere. Tipo, qualcuno sa quanto rimane memorizzata nella memoria di un utente una notizia in un feed, tipo feed di Facebook, feed di Instagram, e quindi quanta chance avete in termini temporali di catturare l'attenzione dei vostri utenti? 0,24 secondi. Quindi quando scorrete un feed, il messaggio per catturare l'attenzione o è molto rilevante o è in qualche modo molto forte, altrimenti la possibilità di andare oltre la barriera degli 0,24 secondi è praticamente impossibile. In termini turistici ci sono tantissimi studi, ne ho preso uno, ad esempio di quando gli utenti fruiscono dei contenuti durante la giornata relativamente ai viaggi. Quindi se io volessi fare marketing turistico su determinate fasce di popolazione, dovrei parlargli o alle 7 di mattina o alle 11 di sera attraverso i dispositivi mobile, praticamente quando sono a letto. Qualcuno non ha visto questo film? Chi è che non l'ha visto? Allora, per chi non l'ha visto vi consiglio di cercarvelo, il film si intitola Her, in italiano c'è anche la versione tradotta ovviamente che si intitola Lei, però guardatelo in lingua originale con la voce di Scarlett Johansson, ed è la storia di un tizio un po' disturbato che si innamora del suo sistema operativo, sembra una cosa un po' alla Black Mirror. Questo che si innamora di un'intelligenza artificiale che sta nel suo sistema operativo, ma si innamora, e che tra l'altro l'intelligenza artificiale diventa possessiva. È interessante perché in realtà un po' di tempo fa mi sono imbattuto in uno studio che diceva che il 39% dei millennial americani dichiara di avere un rapporto affettivo con il proprio smartphone. Rapporto affettivo, attenzione, non con l'oggetto, non con la persona che sta all'altro capo dell'oggetto. Ed è stato fatto un esperimento.
In psicologia, quando io voglio dare un feedback negativo e faccio un esperimento che non deve essere premiato, ma ci deve essere una punizione, si usano degli elettrodi per dare una leggerissima scossa. Bene, sono state prese 15 ragazzi in 30 stanzette separati. L'oggetto era togliere il cellulare e vedere quanto resistevano senza cellulare. In qualsiasi momento, chiunque avesse rivoluto indietro il proprio cellulare, premeva un bottone, prendeva la scossa e gli veniva restituito il cellulare. Chiaro? Quindi soli, con i propri pensieri, senza smartphone, se lo rivuoi, ti fai dare la scossa. Dopo solo 15 minuti, quanti? Il 67% degli uomini e il 25% delle donne ha scelto di farsi dare la scossa pur di avere indietro lo smartphone. Ora, oltre a dimostrare la superiorità del genere femminile, palese, vi lascio a voi trarre le conclusioni. Ovvio che non è un'alternativa ad altri sistemi di comunicazione. 10 anni fa YouTube era appena nato, YouTube è nato 12 anni fa, ha avuto una crescita abbastanza lineare, ma lineare, quel grafico in realtà è un grafico logaritmico, quindi lineare che raddoppiava anno su anno. Cosa vuol dire? Era pre-YouTube, o agli albori di YouTube, diciamo così. Il momento topico del marketing mondiale, quando c'era un audience più grande davanti alla televisione, tutti stavano guardando la stessa cosa, è sempre stato il Super Bowl. Il Super Bowl del 2007, in modo particolare, ha avuto un audience di 93,2 milioni di spettatori. Per questo la pubblicità costa molto cara, per questo ancora oggi il Super Bowl è un momento particolare nella programmazione televisiva. Ricordatevi quel numero, diciamo, arrotondiamo. 100 milioni di visualizzatori, quindi di teste, che guardano il Super Bowl, tra l'altro una stima, perché non è così preciso il calcolo dell'audience televisiva. Chi mi dice, chi è che sa qual è il video su YouTube in assoluto più visto al mondo? È facile. Bravi. Non l'ho messo per pietà, però il video più visto al mondo su YouTube è Despacito, che è stato visto la bellezza di 5 miliardi di volte, 100 milioni, 5 miliardi, è un fattore di grandezza differente, vabbè, ma non tutti contemporaneamente non ovviamente tutti assieme nello stesso momento, vero, vero. Prima di Despacito, vi ricordate qual era il video più visto? Bravi, siete preparati? Prima di Despacito il video più visto era Gangnam Style, che ha raggiunto quasi 3 miliardi di visualizzazione in 2 anni, circa. 2 anni per raggiungere 3 miliardi di visualizzazioni. I video di Nicco forse ci arrivano in tempo molto più breve, sì. Dopo Gangnam Style arriva Despacito, che però raggiunge i 5 miliardi di visualizzazione in 6 mesi, tutti nello scorso anno. E ad esempio, cosa c'entrano queste cose? Perché ve le sto dicendo? Cosa c'entrano queste cose col turismo di cui io mi occupo? Beh, c'entrano abbastanza, perché nel 2012, in pieno boom Gangnam Style, il turismo in Sud Corea fa un 13,4% in più, direttamente ricollegabili alle visualizzazioni del video. Lo scorso anno il turismo a Puerto Rico fa un più 45%. Com'è possibile utilizzare questi fenomeni assolutamente esponenziali di circolazione dei contenuti e di influenza per, diciamo così, i nostri argomenti di marketing? Ho usato una parola, vi ho detto fenomeni esponenziali. Ho usato questa parola per un motivo particolare. Tutta la storia dell'umanità, diciamo, da quando abbiamo iniziato ad essere raccoglitori nella savana fino a pochi anni fa, gli ultimi 250.000 anni, è caratterizzata da fenomeni che sono sempre stati molto lineari e assolutamente locali. Oggi, da pochissimi anni,
diciamo 40 anni, in realtà è cambiato un po' tutto e tutto quello che era locale e lineare è diventato esponenziale e globale. E la parola esponenziale che matematicamente intuiamo, in realtà, quando poi provate a pensare alle applicazioni dell'esponenzialità nella vita quotidiana, è assolutamente rivoluzionario. Vi faccio un esempio semplicissimo. Provate ad applicarlo a qualsiasi settore in cui voi lavorate. Se io faccio 30 passi lineari, faccio circa 30 metri. Cammino da qui a là, 30 passi lineari. Quanti sono 30 passi esponenziali? Dove arrivo? Alla stazione, secondo voi? Quanto sono 30 passi esponenziali? 30 passi esponenziali sono 26 volte il giro della Terra. Quindi è questa accelerazione che è assolutamente, diciamo, implicita in alcuni fenomeni, l'elettronica, l'evoluzione tecnologica, che a un certo punto nella storia umana si è impennata, vedete quel picco di esponenzialità, fa sì che molti dei fenomeni degli ultimi 10 anni diventino esponenziali grazie alla tecnologia, grazie alla circolazione esponenziale delle idee e alla tecnologia. Faccio una parentesi un po' più turistica di quello che mi occupo. Provate a pensare, tutti voi, ancora, siete tutti abbastanza grandi da ricordarvi come si viaggiava prima e come si viaggia oggi, tranne qualche super millennial che vedo qua dietro, anzi neanche millennial, qualche giovanissimo qua dietro, i comportamenti dei viaggiatori sono profondamente modificati. Per chi si occupa di turismo vi consiglio di scaricarvi questo studio di Skift, si chiama The Super Traveler Manifesto, andate su Google, scrivete The Super Traveler Manifesto e vi trovate lo studio, è scaricabile, è fatto molto bene, ci sono le personas tratteggiate dentro, quindi quali sono i profili dei super traveler, quali sono le loro priorità e in base a cosa, in base a quali priorità fanno le loro decisioni di scelta, ad esempio quando scelgono una destinazione, un hotel, un ristorante o qualsiasi componente della loro esperienza di viaggio. Ve ne dico però un paio che sono funzionali secondo me anche ad altri settori, non vi sto a leggere tutto, tra l'altro non vedete quindi non importa. Guarda, vado qua che vedo bene qui anche questo, poi riscendo e non funziona il clicker. In realtà questo sarebbe già un mantra, avremmo potuto parlare solo di questo, perché parla di autenticità, parla di esperienza, parla di trasformazione nel processo di viaggio. Quindi io viaggio non solo per vedere delle cose, ma per farne altre, avere delle esperienze e tornare trasformato. Ma mi interessano dei punti tecnici. Punto numero 2, la ricerca e la pianificazione del viaggio non è, diciamo così, la noia che io devo fare prima di partire, ma è parte integrante dell'esperienza di viaggio stesso. Per questo quando voi trovate un hotel che ha il sito che fa schifo non ci andate, per questo quando i siti delle destinazioni sono caotici non inizia neanche l'esperienza di viaggio, ed è importante perché quel pezzettino di esperienza che inizia nel 99% sul web è parte integrante della vostra esperienza di viaggio. Punto numero 8, la tecnologia e la connettività sono assolutamente importanti, noi per mestiere analizziamo i dati e la prima cosa che vediamo quando analizziamo i dati delle destinazioni ad esempio è che tutti, il punto debole in Italia è ad esempio la tecnologia e il wifi, cioè tutti i viaggiatori, i turisti si lamentano della qualità del wifi, quindi è assolutamente importante, ma non è un elemento su cui costruire il posizionamento. Cioè, il wifi viene percepito come l'acqua. Cioè, c'è l'acqua calda? Sì, bene. Se non c'è, mi cazzo. Cioè, è normale che sia uguale. Stessa cosa per il wifi. Non è immaginabile oggi costruire un posizionamento. Poi parleremo dell'ultimo, del punto numero 9, che è fondamentale, ma ne parlo dopo, perché una delle caratteristiche del super traveler è che cerca costantemente due cose, che erano anche il titolo di questo speech. Cerca un più così non meglio definito elemento umano nell'esperienza di viaggio e una forte riconoscibile identità.
assolutamente tutte e due ambito del marketing. Vado avanti veloce, senza... Ovviamente la, oggi l'esperienza di viaggio, infatti vedrete tanti spunti anche durante la giornata su il funnel di marketing e su come si sia tutto un po' incasinato. Provate anche ancora a pensare come sceglievate le esperienze di viaggio e come oggi sia tutto un po' incasinato, tanto che alcuni settori che sono molto ingessati, tipo ero due giorni fa ad un convegno dove si parlava di business traveler. Il business traveler è quella categoria di viaggiatori che viaggia per lavoro e che molto spesso nelle grandi aziende hanno dei tool aziendali per scegliere gli hotel, i voli, in modo da essere gestiti a livello centrale. Bene, è interessante perché oggi anche il business traveler, sempre di più, nel 68% dei casi, prenota più della metà dei viaggi che fa da solo, senza usare tool aziendali, perché quell'esperienza di prenotazione, punto 2 del super traveler che vi dicevo prima, è importante che sia fatta in un certo modo, e perché vuole scegliere lui. Vuole scegliere lui tutte le componenti dell'esperienza e non soltanto magari le stelle dell'hotel, che è completamente irrilevante nello scenario di scelta oggi. In base a cosa scelgono? In base a cosa scelgono i viaggiatori quando decidono di andare in un hotel o in una destinazione? È più o meno uguale la fetta, questa è quella degli hotel, ma è la stessa cosa, ne ho presa questa è la più leggibile. Ditemi se vi torna. La fetta più grossa, 37,7% di scelta, come criterio di scelta, di peso nelle scelte di un'esperienza turistica, o in questo caso di un hotel, è legata alle recensioni. Normale, e anzi questo settore, diciamo il mondo del turismo è stato il primo a impattarsi con la reputazione, tutti gli altri ci stanno arrivando adesso, ma tutti gli altri, dal parrucchiere, è un caso ho detto parrucchiere, dal bar, facciamo così, a qualsiasi altra attività economica. 28,6% è quello consolidato, passaparola, non mi interessa se avviene online o offline, mi interessa che è un passaparola referenziato di parenti e amici, cioè persone di cui mi fido. Dove stanno gli influencer qua? Stanno in quel 5% sopra di passaparola non referenziato. Quindi pesa molto di più, vedo Giancarlo che parlerà poco dopo di me, pesa molto di più un contenuto che lascia un ospite nella sua rete sociale del post dell'influencer di turno che potenzialmente viene visto da tante persone, ma il peso è molto più basso. 12,5% ranking sui canali, su Expedia, su Booking e così via, il numero di stelle, il numero di palle, i vari punteggi che vengono assegnati. 9,2 la ricercabilità su Google, questo mi pensavo fosse un po' più alto in realtà, ricercabilità su Google, e poi c'è una componente che è quella che mi lascia sempre più sorpreso, perché è la qualità del sito internet e dei contenuti del sito internet. Se voi mettete tutto in fila, avete le categorie di un piano di marketing già pronto, quindi se io lavoro nel mondo del turismo, devo gestire la reputazione, trovare dei meccanismi di passaparola, lavorare sul mio posizionamento sulle OTA, lavorare sulla SEO, lavorare sulla mia comunicazione sul sito internet, ho già i capitoli di un piano di marketing che mi permettono di ottimizzare per pesi e per importanza quello che interessa ai miei ospiti. Allora, salto una cosa perché abbiamo perso un po' di tempo, vado a parlarvi di quello che è l'argomento che ho introdotto all'inizio. Vi dicevo che come Travel Appeal raccogliamo i dati e li processiamo con dei sistemi di intelligenza artificiale. Ma che cos'è l'intelligenza artificiale? A parte oggi, quando si parla di intelligenza artificiale, è diventato un tema abbastanza mainstream. Qui vedete un meraviglioso video di Will Smith che ha un appuntamento con Sofia the Robot. Arriva.
Ok. Sapete, Sofia è il primo robot al mondo che ha la cittadinanza. Un emiro in un emirato arabo gli ha dato la cittadinanza come se fosse una vera persona, e ad un convegno dove c'era anche Elon Musk ha detto: prima o poi vi uccideremo tutti. Quindi ovviamente è folklore, ed è interessante che stia diventando così folcloristico. L'intelligenza artificiale generica e generalista, quella diciamo allo scenario apocalittico da film di fantascienza, non esiste e non esisterà per ancora molti anni. Però l'intelligenza artificiale verticale, specifica in alcuni settori, è assolutamente già operativa oggi, e sul marketing è uno dei campi che è più impattato dall'arrivo dell'intelligenza artificiale. C'è un famoso neuropsicologo che cita il famoso famoso paradosso di Moravec, che dice: per l'intelligenza artificiale le cose semplici sono difficili, le cose difficili sono semplici. Ovviamente il paradosso funziona anche per il nostro cervello: le cose semplici sono difficili, le cose difficili sono semplici. Che cosa vuol dire? Seguitemi, guardate lo schermo, guardate questi numeri. Visti? L'avete visti? Questi? Visti tutti? Ok? Quanto è la somma? Non sapete fare una somma? Le cose facili sono difficili, le cose difficili sono facili. Cioè qualsiasi, se io facevo un sistemino con un Arduino, capacità computazionale di un cervello di un topo, e l'inquadravo con una telecamera allo schermo, mi dava la somma in un millisecondo, ovviamente, perché è una cosa semplicissima. Allo stesso tempo però, tra l'altro la somma è 1045, allo stesso tempo però il nostro cervello è in grado di fare delle operazioni così semplici che però sono praticamente molto complesse per l'intelligenza artificiale, tipo capire che questa non è una faccia. E l'algoritmo di intelligenza artificiale di Google, di Facebook, di riconoscimento facciale è molto complesso, ma viene ingannato dalla proporzione naso-occhi-bocca di quella zucca e non capisce che non è una faccia. L'intelligenza artificiale oggi usata da JP Morgan per fare ricerche legali è in grado di fare in un secondo il lavoro di 180 avvocati che lavorano per un anno. E lo fa meglio. Se siete curiosi di sapere qual è la chance che il lavoro che state facendo oggi venga soppiantato da una macchina, potete andare su un sito bellissimo che si chiama Will Your Job Be Done by a Machine? Scrivetelo su Google, ci scrivete il lavoro che fate e vi dice qual è la probabilità di essere sostituito da una macchina. Infatti, paralegali e legal assistant hanno il 94.5% di probabilità di essere sostituiti da robot e intelligenza artificiale. Ci sono una lista di lavori, potete divertirvi anche a spaventare un po' di persone su questa cosa. Entro il 2020 ci saranno più di 10 milioni di macchine che guideranno da sole, cosa molto verticale e semplice da fare, guidare, è banale, per questo un'intelligenza artificiale è perfetta per guidare le macchine. Poi arriveranno i camion. Vi do un altro sito per verificare se il vostro lavoro può essere sostituito da una macchina. Infatti, secondo questo, il sito si chiama Will Robots Take My Job, i camionisti e anche i sales worker, Sara, hanno il 98% di probabilità di essere sostituiti. Leggi qua, you are doomed. Vado avanti veloce e arrivo alla fine, chiudo. Ovviamente non sono soltanto decisioni sul marketing, non sono soltanto lavori che hanno impatto di questo, diciamo, della fascia bassa del lavoro, ma sono qualsiasi tipo di lavoro che prende delle decisioni. Chiudo con due cose che sono importanti. Vi volevo far parlare, ad esempio, sull'impatto sul marketing dell'intelligenza artificiale di questa startup, si chiama Affectiva, che ha mappato
le emozioni di oltre 6 milioni, quasi 6 milioni e mezzo di facce. Cioè hanno preso 6 milioni e mezzo di persone, ovviamente in campagne di marketing, esposte a particolari messaggi, video, audio, e ad ogni micro messaggio, micro momento, hanno associato le emozioni della faccia. L'algoritmo di machine learning è stato in grado di fare reverse engineering, cioè di capire quale singolo messaggio o singola componente del messaggio scatenava l'emozione. Cosa fanno loro di lavoro? Gli passate i video, i testi, i messaggi, e loro riescono a fare fine tuning per far scattare determinate emozioni in determinati momenti in maniera scientifica, assolutamente scientifica, e lo trovo favoloso. Nico sta un po' tremando. Allora, visto che mi stanno minacciando, vado alla fine. Qual è la chance? Qual è il lavoro e qual è la skill che è difficile o quasi impossibile da essere sostituita dall'intelligenza artificiale? E dove si gioca la differenza oggi, ad esempio nel mondo del turismo, se io per essere rilevanti e superare quella barriera degli 0,24 secondi che vi dicevo all'inizio? Tutto si gioca oggi su due concetti che stanno a cavallo tra il concetto di identità e umanità. Ricordatevelo, perché tutte le competizioni globali nel mondo del turismo, dal singolo agriturismo fino alla nazione, cioè alla destinazione, se la gioca oggi, se riesce a lavorare su queste due direttrici. Che cosa vuol dire? Beh, umanità è abbastanza semplice. Punto numero 9 del Super Traveler Manifesto è "We want the human element back in". Pensate ad Airbnb. Airbnb, dal punto di vista della comunicazione, scientificamente ha lavorato su questo, sull'elemento umano, scientificamente real people, live life a local, la community, il belonging, scientificamente, quando poi ci sono degli studi che dicono che il 75% delle persone che hanno viaggiato su Airbnb non hanno mai incontrato un host. Quindi la comunicazione funziona anche quando poi non è vera, perché non è vera, ovviamente è vera solo in casi piccolissimi. Vi faccio vedere due esempi e poi chiudo. Devo far vedere due esempi e poi chiudo. È un video, due esempi e un video. Esempio numero uno. Questo è un piccolo agriturismo in Veneto, sperduto, che era negli anni 50 una scuola. Ed è interessante perché sono riusciti, lavorando solo sull'identità, a portare persone in un posto dove nessuno sarebbe andato. Scientificamente hanno lavorato sulla comunicazione magistrale, questo è il sito internet, in modo da dare subito un senso di evocazione dell'atmosfera della scuola degli anni 50. Le stanze sono state restaurate con i nomi delle materie, la suite è la camera della maestra. Hanno solo 5 stanze. Tutta la comunicazione è pensata per far scattare determinate evocazioni, vi abbandonerete ai ricordi dell'infanzia. I canali social sono gestiti in maniera commovente, se guardate come è gestito Instagram e la cura che hanno nei contenuti di Instagram, capite anche qual è il mood che vogliono evocare, e ci sono riusciti benissimo. Ci sono riusciti perfettamente. E anche le recensioni diventano un momento per rievocare la matita blu e la matita rossa in perfetta coerenza di storytelling con la scuola. Bene, questo è l'esempio che vi volevo far vedere parlando di identità. Ma sempre di identità, ad esempio, ieri a Firenze si è inaugurato The Student Hotel. Qualcuno era all'inaugurazione? Si è inaugurato The Student Hotel, che è un format olandese che sta piano piano invadendo un po' tutta Europa.
particolare perché ha una chiara identità che loro usano come un grimaldello per entrare top of mind nella testa delle persone, perché è un hotel, è uno studentato, hanno anche le camere, hanno gli appartamenti, all'interno dell'hotel ci sono, bene, perfetto, all'interno dell'hotel c'è la palestra, la piscina, il community manager, cioè è un oggetto strano che immediatamente riconoscibile, che in questo momento tra l'altro apre a Firenze. Sono curioso, poi vado a sentire Giancarlo per come l'hanno vista gli albergatori l'arrivo di questo oggetto che arriverà con quante? 600 camere? Ecco, avranno 1000 camere in 3 anni nei vari hotel che aprono. Allora, io ho finito il tempo, ma vi faccio vedere una cosa sola. Vi faccio vedere, chiudo con questo, se Nicco non se ne accorge chiudo con questo. L'Italia ha un chiaro posizionamento, anche solo lavorando sugli stereotipi il posizionamento italiano è top of mind in tante culture nel mondo. Questo è una delle bellissime infografiche di The Atlas of Prejudice, dove ci sono i vari stereotipi legati a varie nazionalità, ed è bellissimo perché Culinary Map of Europe According to Italian. Ovviamente Real Food finisce sulle Alpi, no? Poi iniziano altri paradigmi. Ma la uso solo per farvi capire una cosa, cioè come l'identità italiana è assolutamente chiara, e noi spesso non riusciamo a trasformare questa identità in storytelling utile per azioni di marketing coordinate. Proprio non siamo capaci. Ogni volta che ci abbiamo provato a tutti i livelli vengono fuori delle cose ridicole, abbastanza ridicole, tranne ultimi esperimenti che si iniziano a vedere. Vi faccio vedere, davvero sono le ultime due, vi faccio vedere in realtà quando l'identità funziona anche quando non esiste. Qualcuno di voi sa dov'è, o meglio, se io vi dico Nuova Zelanda, che cosa vi viene in mente? Le pecore? Gli All Blacks, Giancarlo è nerd e poi lo sa, a tutti quelli che sono un po' più nerd viene in mente anche che in Nuova Zelanda è stato girato Il Signore degli Anelli. Signore degli Anelli, hanno avuto una bella fortuna perché 12 anni fa Peter Jackson ha girato Il Signore degli Anelli in Nuova Zelanda, loro ci sono saltati sopra e la Nuova Zelanda è diventata improvvisamente, ha sposato l'identità della Terra di Mezzo, cioè la Nuova Zelanda è diventata la Terra di Mezzo, ma talmente profonda questa identità finta, fittizia, fiction, ma potente, che loro la usano in qualsiasi momento di comunicazione. Questo è il video che Air New Zealand usa a bordo degli aerei per dare informazioni di security. Allora, cercatevi il video completo su YouTube, non c'ho tempo per farvelo vedere, è meraviglioso, avete capito dove voglio arrivare, ovviamente coerente con la destinazione. Svizzera, paesino sperduto sui monti, che usa tutte e due le componenti assieme. Vi dicevo, e con questo davvero è l'ultimo, c'ha il coltello dietro. Da avanti 20 minuti. Vi dicevo, umanità e identità, un paesino che si chiama Vrin, che nessuno conosce, ha messo semplicemente un maxi schermo all'interno della stazione di Zurigo e ha mandato in diretta, quindi in streaming, su questo schermo una persona vera dalla propria baita a Vrin. Guardate cosa è successo.
Capito come funziona? Gli stampa il biglietto e gli dice: venite a trovarmi, prendiamo oggi un aperitivo assieme. Il biglietto è valido solo oggi. Siete dei geni, basta, se mi volete mandare via, ok. No, ragazzi, facciamo così. Siccome ho saltato un sacco di slide, la presentazione è stata sfigata, tanto io sono qua tutto il giorno. Chi è interessato ad avere tutta la presentazione, i link, i materiali che ci sono, passa da me e mi date la mail e ve la mando. Va bene? Grazie a tutti.